Benvenuti, ben ritrovati, buon martedì. Apriamo questo nostro telegiornale ovviamente con gli eletti all'Assemblea regionale siciliana per la provincia di Trapani. Ecco chi sono i cinque deputati che ci rappresenteranno in Parlamento regionale siciliano. Vediamo il servizio. Le urne hanno consegnato il loro esito, dopo uno spoglio lento e faticoso in tutta la provincia di Trapani, come nel resto della Sicilia. Considerate che ancora deve essere ufficializzato nel sito della regione siciliana una sezione di Trapani che comunque risulta ininfluente ai fini della proclamazione degli eletti. Approdano all'Ars dunque Nicola Catania, sindaco di Partanna, Fratelli d'Italia, 6.276 voti, il primo a festeggiare già ieri sera. Eletto all'Ars anche Stefano Pellegrino, deputato regionale uscente, candidato con Forza Italia, eletto con 5.535 voti. Rimane in Parlamento siciliano anche l'alcamese Mimmo Turano, assessore alle attività produttive della Giunta Musumeci, eletto con la Lega Prima l'Italia. Per lui 7.125 voti che lo portano sul podio del più votato in provincia di Trapani. Va in Ars anche Dario Safina, dopo una battaglia testa a testa con il sindaco di Salemi, Domenico Menuti. Un'ottantina i voti che gli consentono di diventare il deputato regionale del Partito Democratico, 5.315 i voti certificati. All'Ars anche Cristina Ciminnisi, per conto del Movimento 5 Stelle, 2.031 i voti utili per lei. Fino all'ultimo voto è stata una partita combattutissima in Forza Italia, nel PD, nel Movimento 5 Stelle. Stefano Pellegrino ha battuto Tony Scilla, l'altro assessore uscente della provincia di Trapani, per soli 274 voti. Nel PD Safina ha staccato il sindaco di Salemi e segretario del partito Domenico Venuti, 5.242 voti, di una incollatura, solo 72 voti in più. Così come Cristina Ciminnisi, che ha superato il mazzarese Nicola Lagrutta per soli 185 voti. Determinante sia per lei che per Safina l'esito delle urne nel capoluogo. A Marsala, invece, si è celebrata la vittoria risicata di Pellegrino contro Scilla che nella sua Mazara del Vallo non riesce a sfondare. Niente da fare invece, nonostante abbiano preso tantissimi voti per gli autonomisti Angelo Rocca, 3.361 voti, ed Enzo Sturiano, 3.286 voti, presidente del Consiglio Comunale di Marsala, come per Peppe Guaiana, 4.052 voti, presidente del Consiglio Comunale di Trapani, e per Giacomo Scala, 3.602 voti, entrambi candidati nella nuova DC, e per la deputata uscente Eleonora Locurto, 5.011 voti, candidata con la Lega. Il nuovo presidente della regione, come già anticipato ieri sera, è l'ex presidente del Senato Renato Schifani, con oltre il 41% delle preferenze. Ma le priorità le ho detto in conferenza stampa: lavoro ai giovani, attrarre investimenti puliti, di imprese pulite, di fondi di investimento puliti che chiederanno, hanno chiesto e chiederanno di poter realizzare attività industriali creando posti di lavoro. Quindi apriremo, non senza tutelare ovviamente lo sviluppo sostenibile con l'ambiente naturalmente, perché l'ambiente è una priorità pure che non può essere declassata, però occorre coniugare e trovare un punto di equilibrio tra l'uno e l'altro, perché il lavoro pubblico ormai ha fatto il suo tempo. Dobbiamo guardare a questo e guardare anche al turismo, l'attrattività di tante realtà che possono essere valorizzate con la realizzazione di qualche nuovo aeroporto, se ci riusciamo, e nello stesso tempo incentivare magari e promuovere, attrarre la realizzazione magari di congressi e quindi del turismo terziario, non estivo, destagionalizzato, creando degli incentivi, magari attraendoli, favorendo la possibilità di realizzarli con degli sconti sulla pubblicità, con iniziative che costano poco ma alla regione, ma che possono essere stimolo per chi organizza un congresso di venire in Sicilia. Io sono un mediatore, questo è vero, ma mediare non significa a tutti i costi trovare una soluzione che piaccia a tutti, purché sia anche al ribasso, e dover rinunziare a quella che è l'efficacia di quella decisione. La decisione o si prende quella giusta, anche se si scontenta qualcuno, è inutile prenderla. E questo era il doveroso servizio di apertura sull'esito delle regionali, certamente per quanto riguarda la provincia di Trapani. Abbiamo un sacco di altre notizie da darvi, ritorniamo certamente, anche in questo caso doverosamente, sull'allagamento di lunedì a Trapani. Tra poco.
I titoli di questa edizione: quasi 100 millilitri di acqua, millimetri di pioggia. A Trapani sono andate avanti per tutta la notte le operazioni per il deflusso delle acque dopo l'alluvione di ieri. La stazione di Erice del servizio informativo agrometeorologico della regione Sicilia ha registrato un quantitativo record di pioggia. Chiesto lo stato di calamità naturale per l'alluvione, l'amministrazione comunale di Trapani, guidata dal sindaco Tranchida, ha già invitato la regione per avviare l'iter tale da ottenere il riconoscimento dei danni causati dalle piogge. Andiamo a Marsala, arrestato il presunto omicida di Antonino Titone. È stato fermato da polizia e carabinieri un 39enne pregiudicato e sorvegliato speciale. Avrebbe ucciso Titone per un debito non saldato. A sostegno delle città dell'Ucraina, i sindaci italiani puntano ad alcuni gemellaggi per avviare la ricostruzione del paese devastato dalla guerra. Per lo sport, chiesto il rinvio della gara di mercoledì a Locri, la partita è stata rinviata al 12 di ottobre a causa del maltempo di ieri. Allo stadio provinciale intanto si contano i danni causati dalla pioggia. L'approfondimento lo puntiamo ancora una volta su un commento, diciamo stavolta un po' più ampio, ma poi nei prossimi giorni ci ritorneremo, sugli eletti che ha vinto appunto all'Assemblea regionale siciliana. Ma continuiamo a parlare del nubifragio che ha colpito la città di Trapani, il territorio limitrofo. Oggi splende il sole a Trapani, però nelle strade sono ancora ben visibili i segni dell'alluvione che ha fatto andare diverse zone della città sott'acqua. Ha piovuto davvero tanto, tantissimo, un quantitativo record certificato dal servizio informativo agrometeorologico siciliano, che dalla stazione di Erice, nei pressi del cimitero dei Cappuccini, ha fatto segnare il massimo valore di intensità oraria registrato nella sua installazione nel 2002. Alle 8 di ieri mattina la stazione ha registrato 95,4 mm di pioggia, con una massima intensità oraria che ha raggiunto i 68,4 mm l'ora tra le 5:40 e le 6:40, decisamente al di sopra del 76,8 mm rilevati dalla stazione di Trapani Fontana Salsa del SIAS alle 6:30 del mattino, 56,4 mm dei quali rilevati in un'ora. I dati, elaborati dal Servizio Agrometeorologico della Regione Siciliana, arrivati dalla montagna di Erice, sono dunque ancora più alti. Risultano superati anche i valori di massima intensità per la durata di 3 ore e per la durata di 6 ore 95,4 mm. La massima intensità istantanea, calcolata sull'intervallo di 5 minuti, ha raggiunto i 115,2 mm l'ora tra le 6:30 e le 6:35. Insomma, ha piovuto davvero tanto. Tutta quest'acqua si è riversata sul centro urbano di Trapani, allagando le strade e creando quasi dei laghi nelle zone depresse di Trapani, a partire da quelle dell'ex lago Cepeo, la zona che va da Piazza Martiri d'Ungheria all'area del Campoconi e il rione Cappuccinelli, ma anche nelle vie Marsala, Virgilio e strade limitrofe dove c'erano le saline. Acqua alta anche in via Fardella, con immagini che hanno ricordato quelle delle alluvioni del 1965 e del 1976. Un quantitativo enorme d'acqua che caditoie e tombini non sono riusciti a fare defluire, decisamente insufficienti per la loro portata idrica. Come ovvio, ci saranno stati anche quelli ostruiti. E a complicare le cose ci si è messa anche la spazzatura per strada, compresa l'immondizia dei mastelli della differenziata, che era stata portata fuori la sera precedente per il loro ritiro. Ma è evidente, a prescindere dai problemi di deflusso delle acque da caditoie e tombini, come a Trapani ci sia un serio problema strutturale che prima o poi dovrà essere affrontato, anche alla luce delle sempre più frequenti e violente bombe d'acqua e ai fenomeni climatici sempre più violenti e imprevedibili. In alcuni punti, come nei pressi di Cappuccinelli, è poi venuta fuori della sabbia. Intanto nel quartiere trapanese, che più di tutti soffre del problema degli allagamenti, essendo stato realizzato in un'area piuttosto depressa del centro urbano, ben al di sotto del livello del mare, l'assessore Nini Romano ha assicurato l'avvenuta pulizia di tombini e caditoie e ha fatto sapere di avere disposto un intervento sulla linea fognaria che passa proprio sotto la via Gianni Trapani. Lavori di pulizia, tra l'altro, già eseguiti 8 mesi addietro. Adesso si riaprirà di nuovo per vedere in che condizioni si trova. Intanto le operazioni di deflusso dell'acqua da alcune strade di Rione Cappuccinelli sono andate avanti fino a questa mattina, con il lungomare rimasto chiuso ancora per diverse ore e l'idrovora dell'esercito ancora operativa.
Le operazioni per far defluire l'acqua dalle strade sono andate avanti per tutta la notte. A seguire gli interventi, il sindaco Giacomo Tranchida, che è rimasto per tutta la notte in giro con diversi suoi assessori e il personale del comune. Stanotte abbiamo raccolto le sue dichiarazioni mentre si trovava al rione Cappuccinelli. Si è lavorato per tutta la notte nelle strade che sono rimaste invase dall'acqua, come nella zona della via Virgilio e da Rione Cappuccinelli. Diverse le squadre dei vigili del fuoco arrivate da altre città siciliane. Per fronteggiare l'emergenza è intervenuto anche l'esercito presente con diverse idrovore, due delle quali arrivate da Palermo in nottata. Arriveranno altre due dall'esercito che torno a ringraziare per la straordinaria collaborazione, se sto presa ieri. Così come ringrazio i vigili del fuoco, perché noi abbiamo in questo momento altre tre idrovore nella zona di via Virgilio, via Mazzini, piazza Ciaccio Montalto. Ringrazio anche non solo i vigili del mare, ringrazio tutte le forze di polizia, ringrazio in modo particolare i volontari, la protezione civile, gli uffici che da stamattina sono impegnati in questa rincorsa contro l'alluvione vera e propria, un dramma. È caduta una quantità infinita d'acqua. Da 55 a 80 mm centimetro quadro d'acqua, una cifra impressionante, pazzesca. E abbiamo grossissimi danni alle abitazioni, alle attività commerciali, ma anche al sistema, dei servizi in generale, impianti elettrici, che più ne ha più ne metta. Abbiamo chiuso scuole e uffici, continueremo a farlo purtroppo ahimè anche per domani, perché bisogna purificare, mettere in sicurezza tutto, spazzatura ovunque, perché la forza dell'acqua ha portato via tutto dalla zona di via Marsala a scendere, ma ci sono stati anche danni nella zona di Salina Grande, anche se oggi è il comune di Misiliscemi, siamo intervenuti anche lì in ausilio al commissario di Misiliscemi. Abbiamo chiesto già alla regione, al nuovo presidente della regione, al presidente che verrà, il riconoscimento dello stato di calamità naturale. E inizieremo da qui a 48 ore a fare la conta dei danni dei cittadini, la conta dei danni dei commercianti, delle infrastrutture, dei servizi, perché chiediamo e pretendiamo che si riconosca non solo quello che oggettivamente è accaduto, una cosa paurosa, spaventosa. Io nella mia vita da 30 anni amministratore non mi era mai capitato una cosa del genere, da un lato, e dall'altro non è giusto che le persone non possano essere risarcite dai danni che hanno subito. Dunque ci sarà un impegno in questa direzione, non solo a fare un censimento, ma anche a spingere perché la regione e dunque il governo nazionale, riconoscendo lo stato di calamità naturale, possa risarcire i danni sia ai commercianti sia ai cittadini per tantissime utenze domestiche, quanto ai servizi pubblici più complessivi. Ma domani si inizia a fare la conta dei danni. A proposito di danni, ieri sera appunto il sindaco con propria ordinanza ha disposto per la giornata di oggi la chiusura delle scuole e degli uffici, esclusi quelli riconducibili alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'amministrazione della giustizia, alla sanità e al soccorso pubblico. Analogo provvedimento è stato predisposto dalla sindaca di Erice, Daniela Toscano. Oggi intanto tolta l'acqua dalle strade e da dentro le attività commerciali, da case e dai garage, è partita la conta dei danni per l'alluvione. Vediamo. Già ieri dagli uffici di Palazzo Dalì è partita una nota indirizzata alla Presidenza della Regione Siciliana e al Dirigente Generale della Protezione Civile, rimandando a una successiva relazione sugli accertamenti dei danni. Le copiose piogge hanno superato 52 mm in un'ora, si legge nel documento, raggiungendo quantità considerevolissime che hanno messo in crisi il sistema di smaltimento cittadino. Immediatamente è stato verificato il corretto funzionamento della stazione di pompaggio, ma ciononostante il livello delle acque ha raggiunto quote alte, superando in alcuni punti anche il metro di altezza. Il sindaco Tranchida ha quindi immediatamente disposto l'apertura del COC per fronteggiare l'emergenza anche con l'ausilio del volontariato. E quindi è scattata anche la chiusura degli uffici e delle scuole di ogni ordine e grado. Nella relazione sono anche elencate alcune strade, quelle che si sono allagate maggiormente, tra cui le vie Orti, Archi, Conte, Agostino Pepoli, Pantelleria, Dell'Olmo, via Virgilio, via Ammiraglio Saiti, via Marsala, via Castellammare, via Valderice, via Fardella, via Livio Bassi, Passo Enea, Nicolo Riccio, Dei Mille, Vespri, Marino Torre, oltre che Piazza Cimitero, Corso Piersanti Mattarella, Viale Regina Elena e Piazza Petrosino.
In queste vie, si legge nel documento, i fabbricati di piano terra, siano esse abitazioni che attività in genere, hanno subito ingenti danni alle attrezzature, a reti. Sott'acqua anche nodi viari centrali come Piazza Martiri d'Ungheria e la Via Libica. Gli accertamenti dei danni sono già in corso, conclude la nota a firma del sindaco Tranchida, e ci riserviamo quanto prima di trasmettere una relazione più esaustiva. Da qui la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza per calamità naturale. Chiudiamo questa parte del nostro telegiornale. Beh, abbiamo fatto un po' il punto sulla questione allagamento, ritorniamo tra poco con tutte le altre notizie. Adesso andiamo a Marsala, dove è stato fermato il presunto omicida di Antonino Titone. L'omicidio è avvenuto ieri mattinata. Poi parleremo di questo sostegno alle città dell'Ucraina con i sindaci italiani che puntano ad alcuni gemellaggi. E infine allo sport. Il Travanicalcio ha chiesto di rinviare la gara di mercoledì, di domani, contro il Locri per i danni, insomma, allo stadio provinciale causati dalla pioggia. A Marsala è stato fermato un 39enne pregiudicato, sorvegliato speciale, sarebbe l'assassino di Antonino Titone, 60enne, trovato ucciso ieri mattina in una casa del quartiere di Amabilina a Marsala. Vediamo. Antonino Titone, il 60enne marsalese ucciso nella sua abitazione ieri mattina, sarebbe morto per un debito non onorato nei confronti del suo presunto assassino. Sarebbe dunque un ipotetico credito vantato dal presunto omicida, un uomo di 39 anni, il movente del delitto. L'uomo è stato fermato nella serata di ieri dai carabinieri del nucleo operativo di Marsala, dagli agenti della squadra mobile e del commissariato di Marsala. Indagata anche la compagna del 39enne, sebbene sembrerebbe aver avuto un ruolo secondario nell'omicidio. Ieri, intorno alle 11.30, gli agenti del commissariato hanno scoperto il cadavere dopo aver ricevuto in centrale la segnalazione di un probabile furto in casa. I poliziotti hanno trovato il corpo di Titone riverso per terra con vistose lesioni al capo prodotte evidentemente da un oggetto contundente. Alcuni testimoni avrebbero visto fuggire dal luogo del delitto un uomo e una donna, sulle tracce dei quali si sono subito mossi sia polizia sia i carabinieri. Sono stati proprio questi ultimi a rintracciare i due e a fermarli per un primo interrogatorio presso la caserma della compagnia. I successivi accertamenti degli investigatori dell'arma e della polizia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno poi consentito di ritrovare a circa 2 chilometri dal luogo dell'omicidio, in campagna, i vestiti verosimilmente utilizzati dai due, ancora sporchi di quelle che sembrano essere tracce di sangue. Trovata anche, in un vaso nel pianerottolo di casa del 39enne fermato, la presunta arma del delitto, un piede di porco lungo circa 30 centimetri, anch'esso sporco di sangue. Elementi sufficienti per il pubblico ministero per richiedere l'arresto eseguito dai carabinieri. L'uomo avrebbe eseguito il delitto da solo e successivamente sarebbe stato raggiunto dalla donna, con la quale avrebbe sottratto del denaro dall'abitazione della vittima. I sindaci italiani immaginano le politiche di sostegno alle città dell'Ucraina attraverso i gemellaggi, uno sguardo rivolto anche al futuro della ricostruzione. Vediamo. I sindaci di alcune delle maggiori città europee stanno predisponendo delle politiche attive di sostegno alle città dell'Ucraina attraverso il gemellaggio, un orientamento emerso a Praga nei giorni scorsi durante la riunione della presidenza del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea. Per l'Italia, a rappresentare il nostro paese, c'era tra gli altri l'eurodeputato Enzo Bianco, ex sindaco di Catania, oggi vicepresidente del Comitato delle Regioni e in seno all'ufficio di presidenza in rappresentanza anche dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. È stato davvero emozionante oggi ascoltare la parola, l'appello, il ringraziamento del sindaco di Kiev qui a Praga, nella riunione della presidenza del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea. Accanto a me, che rappresentavo i sindaci italiani, c'era stamattina la possibilità di ascoltare il sindaco di Danzica, la vice sindaca di Budapest, il sindaco di Varsavia. Tutti insieme abbiamo parlato di come aiutare concretamente l'Ucraina. E lo facciamo oggi sulla base di un principio che è quello dei gemellaggi.
ogni città europea, ogni città italiana adotta una città ucraina e l'aiuta a superare la difficoltà. In primo luogo, l'emergenza. Oggi c'è bisogno di aiuti alimentari, c'è bisogno di farmaceutica, c'è bisogno di tutto quello che li aiuti a superare questa emergenza. In un secondo momento ci sarà il momento della ricostruzione, il momento di rimettere in piedi l'economia, le infrastrutture che sono state distrutte. E infine un terzo momento che noi vogliamo che ci sia è quello di un cambiamento radicale nell'Ucraina, che sia un paese nuovo, che guarda al futuro e che recuperi tutte le sofferenze che ha avuto guardando con serenità e ottimismo a un grande futuro. Sul tema dell'ambiente, sul tema della ristrutturazione delle città, sul tema della ricostruzione di una nuova economia e di nuovi sentimenti. I sindaci italiani, il Comitato delle Regioni, l'ANCI è vicina a questo sforzo. A Palermo è morto Gabriello Montemagno, 84 anni, ha diviso la sua vita fra teatro e giornalismo. Vediamo. Scompare una delle figure più brillanti della cultura siciliana. Gabriello Montemagno, raffinato intellettuale, era stato per oltre 25 anni redattore del giornale L'Ora, dove era approdato durante la direzione di Vittorio Nisticò e a lungo collaboratore dei programmi culturali della RAI siciliana. La sua formazione artistica era cominciata a fianco di Michele Perriera e non si era fermata durante l'attività giornalistica. Per il teatro aveva scritto vari testi, tra cui un dramma sulla mafia e un'opera sul sogno spezzato di Rita Adria, la ragazza testimone di giustizia che si uccise dopo la morte di Paolo Borsellino. Era anche autore di opere di teatro di prosa, oltre che attore e regista. Gabriello Montemagno, che era originario di Caltagirone, aveva scritto vari libri. Gli ultimi due erano stati editi da Sellerio. Uno, Il Babbio, era la storia sulla stampa satirica a Palermo. L'altro, L'uomo che inventò i Beati Paoli, è un ritratto appassionato dello scrittore Luigi Natoli, acuto narratore della storia della Sicilia. Gli appuntamenti sulla nostra emittente questa sera alle 21, poi in replica alle 23 una trasmissione speciale di Res Publica dedicata a due degli eletti all'ARS, in questo caso proprio nuovi deputati regionali, parliamo dei candidati, diciamo, trapanesi che sono diventati deputati, in questo caso Dario Safina eletto con il Partito Democratico e Cristina Ciminnisi eletta con il Movimento 5 Stelle alle 21 e poi alle 23 li avremo in studio, ovviamente alle 23 in replica, e vediamo un pochino che cosa ci dirà da neodeputati regionali. Vediamo che sul nostro sito possiamo leggere nel corso della giornata le altre notizie. Vi ricordo l'appuntamento delle 19.40 con la seconda edizione, tra poco lo sport. Il Trapanicalcio ha chiesto il rinvio della gara contro il Locri. Allo stadio provinciale si contano intanto i danni causati dalla pioggia di ieri. Un rinvio reso ufficiale nella tarda mattinata di ieri. La gara con Locri prevista per domani è stata rinviata al 12 ottobre alle 15. Come riporta il comunicato, la motivazione è da ricondurre al maltempo. In merito a questo, contattato da trapanigranata.it, il direttore Mario Marino ha dichiarato che la base del terreno da gioco sintetico del provinciale è impraticabile. Ci sono state problematiche anche al gruppo elettrogeno, mentre gli spogliatoi sono allagati, così come la sede. È per questo che gli allenamenti di ieri sono stati sospesi. Ora si farà la valutazione dei danni e la definizione dei tempi di ripresa. Insomma, dopo aver messo in ginocchio le attività commerciali della città, arrecati danni alle abitazioni e disagi ai cittadini trapanesi, la pioggia di ieri non ha risparmiato neanche lo sport. Oltre allo stadio, anche il campo CONI ieri appariva allagato. Danni anche alla piscina di via Tenente Alberti, anche al palazzetto, ma questa purtroppo non è una novità, si sono registrate infiltrazioni d'acqua sul parquet, così come sono state danneggiate alcune scuole di danza della città. Insomma, un duro colpo per le realtà sportive del nostro territorio. Eccoci all'approfondimento, la notizia del giorno verteva sempre su questo argomento, cioè sui nuovi eletti all'Assemblea regionale siciliana. Ma proviamo a fare questa prima analisi a caldo. Vi ricordo che proprio stamattina sono stati ufficializzati gli altri quattro deputati eletti, perché già Nicola Catania aveva festeggiato ieri in prima serata. Poi c'è stato questo problema tecnico ancora non meglio spiegato presso l'ufficio elettorale di Trapani, e tutte le operazioni di certificazione sono state rimandate a questa mattina. Quindi da stamattina sappiamo chi sono appunto i cinque eletti all'ARS. Proviamo a fare questo ragionamento, nei prossimi giorni poi magari approfondiremo un po' di più. Vediamo.
3 nuovi deputati regionali e 2 conferme, Mimmo Turano e Stefano Pellegrino. Il politico alcamese è stato il recordman delle preferenze in provincia, oltre 7.100 i voti nella lista Prima l'Italia Salvini Premier. Un risultato parzialmente inaspettato, visto che in tanti davano per difficile la sua corsa in un partito assai distante dal proprio elettorato naturale, storicamente moderato se non prettamente democristiano. Ed invece l'assessore alle attività produttive della giunta Musumeci ha avuto ancora una volta ragione, sbancando nella città natale con 2.850 preferenze. Con un risultato del genere è naturalmente candidato a rappresentare la Lega nel prossimo governo regionale. L'avvocato marsalese invece, nonostante un crollo di oltre 2.000 preferenze dalla scorsa tornata elettorale, è riuscito a superare Toni Scilla. L'assessore regionale all'agricoltura avrebbe perso la partita nella sua città, probabilmente per uno scontro politico col primo cittadino Salvatore Quinci, che avrebbe dirottato le proprie preferenze sul presidente del Consiglio Comunale di Mazzara del Vallo, Vito Cancitano, primo degli eletti in città con oltre 2.600 preferenze. Fra i nuovi eletti il più votato è stato il sindaco di Partanna Nicola Catania con quasi 6.300 preferenze. Il neodeputato di Fratelli d'Italia ha agevolmente superato l'ex primo cittadino di Custonaci Peppe Bica, fermatosi a 3.224. Infine due nuovi parlamentari trapanesi, Dario Safina e Cristina Ciminnisi. Il PD ha dovuto aspettare il conteggio dell'ultima sezione per sapere chi fosse il suo nuovo rappresentante all'ARS. L'ex assessore della giunta Tranchida ha superato il sindaco di Salemi Domenico Venuti di appena 70 voti, poco più di 5.300 contro i 5.240. Un'affermazione, piaccia o non piaccia ai suoi detrattori, che è una vittoria anche del sindaco del capoluogo, che ci ha messo la faccia in questa campagna elettorale, ottenendo ancora una volta un risultato niente affatto scontato. La portavoce grillina invece ha battuto il mazzarese Nicola Lagrutta di quasi 200 preferenze, fermandosi a poco più di 2.000, pochini con un mare di voti di lista trainati dal risultato nazionale dell'ex premier Conte, che ha consentito agevolmente ai 5 Stelle di ottenere almeno un parlamentare rispetto ai due del 2017, Valentina Palmeri e Sergio Tancredi, quest'ultimo franato ai irrisori 600 voti con Giorgia Meloni rispetto agli oltre 8.000 targati Movimento. Per lui superfluo ogni commento, resterà fuori da Palazzo dei Normanni anche la marsalese Eleonora Curto, la dea bendata questa volta non l'ha aiutata. Ma di lei, come dei presidenti comunali di Trapani e Marsala, Guaiana e Sturiano, che non ce l'hanno fatta, ne parleremo domani.